Anche l'Associazione Italiana Persone Down Milazzo Messina ha partecipato all'Exesisma dello Stretto. I ragazzi hanno prima frequentato un corso di formazione sulla sicurezza in caso di terremoto, ma anche sulle competenze trasversali emotive che implicano la capacità di raccontare di sé e tendono al miglioramento dell'autostima e delle capacità di autonomia. Un valido supporto l'ha dato la sezione di Milazzo della Croce Rossa Italiana con i volontari che si sono messi a disposizione dell'associazione. Un'esperienza importante che ha visto i ragazzi partire in treno alla stazione di Milazzo per andare a Messina per partecipare attivamente all'esercizio organizzata dalla Protezione Civile e dalla Croce Rossa. I ragazzi hanno seguito le varie fasi di esercitazione basata sul riconoscere un terremoto e su come comportarsi durante l'evento, individuare gli strumenti utili in caso di emergenza, saper riconoscere i soccorritori e il numero di emergenza, individuare la zona sicura e sapersi rapportare o interagire con i soccorsi. Un altro momento formativo ed integrazione voluto dall'EPD Milazzo Messina, che ha trovato ancora una volta un valido supporto dalle famiglie ed tantissimi volontari vicini a questa importante realtà messinese. Contento di questa esperienza? Sì, certo. Che cosa hai fatto? Ho fatto tutto. Niente, cioè niente. Ma niente. Italia, Federica, sempre orchestra, scriviamo tutto bene. Sì. Poi come... Hai compilato dei foto. Poi... Quindi hai fatto sempre più di lui. Che dice... con i miei colleghi della Croce Rossa e anche altro. Perfetto, saluta. Ciao.